Ieri siamo stati al provveditore agli studi di Cosenza per avere certezza sui numeri e sulle dinamiche che hanno portato moltissime delle insegnanti di sostegno della nostra provincia a essere costrette a emigrare in altre regioni e quindi a assumere il loro posto, la collocazione definitiva per un posto di lavoro a tempo indeterminato in altre regioni. Ci siamo resi conto che il provveditore ha chiesto 568 posti per il sostegno complessivo di tutte quante le scuole. Ne aveva chiesto per la verità altri 368, però questi non sono stati riconosciuti dal provveditorato regionale. E stamattina siamo qui per capire perché non sono stati riconosciuti e verificare se c'è la possibilità, come riteniamo che ci sia la possibilità, perché anche questi 368 posti possano essere riconosciuti alle insegnanti calabresi di ruolo e non debbano finire nelle mani di chi non ha superato il concorso e magari ha una preparazione inferiore rispetto a chi il concorso ha superato. Va tenuto in considerazione anche il discorso delle persone che sono nella graduatoria GAE, ma secondo quanto ci viene detto si tratta di una cinquantina di unità al massimo in tutta quanta la provincia di Cosenza che possono ben essere assorbiti da questi 368 e così evitiamo che tante mamme e tanti papà della nostra regione debbano essere costretti anche quest'anno ad emigrare per fare il loro lavoro.